Buongiorno mondo! Oggi super scapigliata. In realtà me li sto già asciugando, ho fatto lo shampoo e adesso devo fare la piga. Ecco i miei capelli al naturale. Vabbè, pensavate che fossero lisci, lisci come la seta? No, bisogna dare una sempre e comunque una passata di piastra perché altrimenti sono brutti, brutti, brutti. Comunque mi è appena arrivato un pacco, vi faccio vedere. Eccolo qua, addirittura è urgentissimo, adesso lo apriamo e vediamo. Mittente non c'è scritto, vediamo cos'è. Ecco, ho iniziato ad aprire il pacco, si tratta sì dei prodotti che stavo aspettando Neonail, i prodotti per rimuovere il semipermanente. Vi faccio vedere alla luce, anche se ve l'ho fatto vedere nel precedente vlog, più o meno sì, c'è la crescita. Ecco qua, è durato intatto, quindi assolutamente top come prodotto. E quindi facciamo il video della rimozione, assolutamente. Vi faccio vedere come si rimuove il semipermanente. Sì, con questo attrezzo qua, stando attente. E prossimamente arriva il video. E ora asciughiamo i capelli! Yeah! Oddio, gonfi, anzi gonfissimi, paura! No, vabbè, dopo piastra e si risolve tutto. Comunque i miei capelli asciugati al volo sono così. Perché molte di voi me l'hanno chiesto, ma come sono i tuoi capelli lisci, ricci, mossi, smosci, smosci? Sono così asciugati. Sono usciti lucidi oggi. E do la piastra e diventano perfetti. E ora devo andare assolutamente a preparare il pranzo perché è tardissimo. Andiamo. Ops. Ora di pranzo. Savio è tornato. Stiamo mangiando il petto di pollo. Dillo bene. Petto di pollo. Petto di pollo. No. Petto di pollo. No, sputo adesso. Siamo in auto, siamo appena usciti. Oggi è una giornata grigissima. Come avevo premeditato, ti avevo detto che doveva fare la neve. Ci sono 2 gradi. 2 gradi? Fa freddissimo comunque. Io ho sciarpa, pelliccione, gilet, maglione, parrucca. Non ho la parrucca, ragazzi. La giornata pesante, nostri nuovi filtri dove cambiano le facce. Mango fuori in testa fiori e bocca gigante. E no, troppo calore. Ti mostro il gatto che me ne frega. Io sto morendo di caldo, ok, che fa freddo. Ma che già vuoi da me? Scusa. Però avere i caloriferi a 1000, no, cioè li spegni, li spegni. Stanno spenti, stanno spenti. Stiamo andando a Bari, fino a quando arriveremo io sarò diventata una pagnotta. Sì, ma che vuoi da me? Stanno spenti. Vestiti, spogliati. Una pagnotta. Adesso spogliati. Come sai fare tu? Diventerò una pagnotta corta fino a quando arriveremo a Bari. E che vuoi da me? Apriti la finestra. Stavo dicendo, stiamo andando a Bari a sbrigare delle commissioni. Obbligo catene a bordo. Davvero c'è l'obbligo? Mica c'è la neve. Se ci ferma non ci possono farla molto. No. Ma non c'è neve, vi faccio vedere. Ho capito, ma c'è l'obbligo delle catene a bordo per via delle condizioni meteo avverse. Sì, ma la strada è asciutta. La strada è asciutta. Ma è asciutta la stalla. La stalla è asciutta. Comunque oggi, mio caro Savio, proverò su di te. Cosa? La maschera nera, Zorro. La black mask ai punti neri, no, di Zorro. E quale? Praticamente una maschera che mi è stata inviata da un sito, Banggood. Cioè, ma quella terrò per sempre, no? Vi linko il link nell'info box, la proveremo su Savio. Ma che cosa di fare? E in cosa consiste? Va stesa questa maschera, l'ho tenuta 15 minuti, e poi si viene via strappo, viene via pelliccina, e verranno via tutte le tue impudicizie. Sì, anche magari la pelle, la carne, le ossa, vero? Sì, anche il naso verrà via. No. Saluta, di bye bye a tuo naso. Bye bye naso. Bye bye naso. Sì, la proverò su di Savio. Non vi dà l'ora. Ho appena passato un serpente.
abbiamo appena pestato un fagiano. Adesso ci troviamo sulle curve del Kukurek Meche. Ci troviamo... Come si chiamano? Ci stiamo mettendo nella circonvallazione di Bari. Ok, però non c'è tanto traffico oggi, devo ammettere che insomma, per essere la pre-epifania, la vigilia dell'epifania. E la strada, a prescindere, sempre trafficata. Tra l'altro sono iniziati gli sconti a Bari, anche ci saranno i negozi tutti aperti, ci sarà burdel. Alcune commissioni da fare, non ci possiamo fermare i negozi. Burdel e casino. Che stai facendo, Cima? Il grattino. Oh! Oh, è pessima! È pessimissima! Hai grattato i cosi giusti? Sì, devo grattare solo i minuti. 5? Vabbè, fallo partire da adesso. Hai visto che ho sbagliato? Ho messo 5, non 17. Hai sbagliato davvero? Sì. Cosa hai sbagliato? Ho messo le 5. Mi sono messo 17. E mo? Speriamo che... Hai messo le 5 del mattino. Ma perché sei così? Ho sbagliato, ho messo... Madonna, so. Io mi sono imbacuccata perché fa freddissimo, cioè sono irriconoscibile. Ragazzi, ma cos'è? Grandino neve. È iniziato a nevicare. A nevigrandinare. Facciamo così, nevigrandinare. Siamo nella tempesta di Barletta. Ma solo Barletta, perché fino a Trani Sembra pioggia, ma in realtà sta posando, mi sa. È iniziata a posare. È grandine, senti i rumori. Basta che guardi sul biscotto, guarda. Sì, è neve, è neve. Comunque, quando fa la neve al nord? Quanto fa la neve al sud? Umadà la neve! Siamo così, neve. Umadà! La bugia, sono solo io così. Sono tu? Tutte le femmine sono così. Qui in sud, made in sud. Al nord tutti. Non è vero, i bambini magari ci giocano con la neve al nord. Al nord, figa che palle sta neve. Alla invece, De Carli questa. Invece a noi, sì, ricordo benissimo il video di De Carli. Noi invece proprio esaltati, io ho pezzi di neve addosso, sono felice per questo. Sì, sì. Poi dici che è freddo, che freddo. Vada. Eccola qua, come ti avevo promesso. È arrivato il momento della verità, il mio momento. Il momento del... Della pulizia facciale. No, quando vuoi dimostrare qualcosa. Purifying, peel off. Purifying, peel off mask. Non sputare, non sputare. Black mask. È sempre sputo io. Vabbè, peel off. Sputo soltanto. La consistenza appunto è nera. Mamma mia. È proprio nera. Comunque, mettiamola su Savio. Prendere un generoso strato di... Nutella. Carbon foil, di Nutella nera. Di black milk. Di petrolio. E spalmarlo sul naso in questo modo. Che fresco! Sì, è profumato. Io l'ho provato già, te lo dissi? Sì. Savio dal naso nero. Savio è un cimitero. Che schifo. Okay. Che questa canzone è orribile. Sì. Il naso di Savio è a lutto. Perché? Naso nero. Dopo Miss Italia un naso nero, okay. Non mi par vero. Mi crescono qui e là, ti hai detto? Mi crescono? I punti neri. Sembri un bambino truccato! Dal naso nero, dopo voglio dire, non vedo l'ora di rivedermi. Di vedere i punti neri? No, di vedermi dopo nel video. Ah, ok. Ti escono qua i punti neri? Okay. Mamma mia, me la vedo brutta. Fare uno strato d'occhio. Ma fa male quando la togli? Sì. Vabbè, tipo lo scotch, non esagerare, certi esagerano. Hanno la pelle delicata come un bambino. Sì. Ok, dai, basta. Più su non è che ti escono qua, non credo. Come sembro? Male. Scrivetelo nei commenti. Bene, allora, sono le ore 11:25, verso le 12:10, te la tolgo. Si toglierà da sola, inizierai ad... Fai riderissimo ora che ti guardo di qua. Apri la bocca. Che schifo. Apri la bocca, lecca. Beh, nel frattempo ci vediamo film. Lecca. Lecca. Che schifo, dai! Stavo dicendo, inizierai a sentire una sensazione di stringimento, cioè che si asciuga, ok? Mm. E quando si asciugherà, poi pian pianino si verrà via come un pilo. Tutto più arrotondato, vedi? Benassino. Ok.
Mettilo bene anche ai lati. Sì, sto bettendo. Bibi. È proprio un naso da... No? Paura. Ormai è un tormentone, paura. Per strada sentiamo dire paura, paura. Sì, passa. Basta. Ci vedono, passa. Paura. Ok. Ma l'hai messo bene? Ora sto mettendo bene. La mia piccola panda. Siamo due panda, mo. Ecco qua. Facciamo schifo. Perché ti viene da ridere? E come si dice? Balsamico, però. Sì, La freschezza. È dopo che magari ti scoria tutto, non sappiamo. Viene via il naso. Io non voglio riprendere il naso, però non riesco. Perché? Ah, così forse, ecco. Non ha ancora imparato a riprendersi. Dopo... Madò, faccio schifo proprio, ora mi sto vedendo, sembro un koala. Dopo un po' inizierete a vedere che si aprirà un attimino. Cioè, inizierete a vedere. Se ce l'avete questa maschera, vedete che fa una reazione. Si asciugherà e poi verrà via come una pellicina. A dopo. A dopo. A dopo. Sabio, ormai si ama così, rimarrà così. Rimarrei per sempre così. Non ti voglio più così. Dai, abituati. Ma veramente. Sì. Disastro al naso, davvero. Disastro al naso. Comunque, devi iniziare a staccare. Piano facciamo piano. Io a te, tu a me. Il tuo disastro. Ah. Bravo, bravo. Come hai imparato presto. Vai. Beh, non ci vuole Einstein, eh? Vabbè, però. Non tutti riescono. Hai visto? Anzi, l'ho messo meglio a te. Te l'ho detto che non si è asciugato qua a me. Ah, il rumore, lo senti? Ma non si è tutto niente. Salio, guarda bene. Guarda contro peli. Luce. Non hai peli sul naso. Sono peli, guarda. Sono peli. Quelli sono punti neri. Quelli sono peli. Secondo me sono punti neri. Prendi una pinzetta, ti faccio vedere. Stacca i peli. Quindi cresceranno molti peli neri adesso. Morale della favola. Naso più liscio. Savio ipoteticamente dice che ha tolto la peluria. Non so, forse l'ho applicato male io. Non lo so. Non sappiamo. Oh, senti, 25 minuti di posa è stato. Però, cioè, di lisciarlo lo liscia. Soltanto che lui si sente di avere dei punti neri che non sono venuti via. Erano pochi, ma non sono venuti via. Vabbè, pazienza! Abbiamo fatto solo un disastro al naso. E siamo giunti al commentino di saluto. Al momento finale del vlog. Oggi scegliamo il commento di Moonwalker. Ciao Rossella, volevo ringraziare te Savio per la spontaneità. Anche perché sembra sempre di parlare con persone che conosco. Siete troppo simpatici e pieni di allegria. Ah, parla proprio con i nostri video. Io sono di Margherita di Savoia e vengo sempre a Barletta. Quando vi incontrerò? Per ora ti becchi il nostro saluto. E presto sicuramente ci incontreremo quest'estate per Barletta. Se gironzolerai, gironzoleremo anche noi. E gironzoleamo tutti. Ho sonno. Come sempre, questo è il momento... La mia Rossella. In realtà questo è il momento degrado dove io blate... Aia! E si fa male. Le unghie nell'occhio. Non è Rossella se non fa qualcosa che okay. Di non umano. Adesso dormiamo perché domani è la mia festa e io adesso devo prendere la scopa e devo andare in giro a portare tutte le calze ai bambini. Brava la Befanina mia. Ti mancherò. Sarò in giro a portare le calzette. Tempo. E Savio è felice perché non ha più i peli sul naso. Noi vi mandiamo un disastro sul naso. Vi mandiamo una buonanotte e ci vediamo domani. Ciao! Ciao!